A questo punto, dai costituzionalisti, passiamo all'altra faccia del diritto, cioè i privatisti. Il primo a parlare è il professore Salvatore Sica, professore di diritto privato dell'Università di Salerno. Prego. Buonasera, scusate per il tono di voce, sono discretamente influenzato. Ringrazio gli organizzatori e gli autori del volume per avermi invitato per almeno tre ragioni, perché mi hanno dato l'opportunità di soffermarmi su volumi che secondo me hanno un ruolo importante nel dibattito sempre acceso, sempre vivo su questi temi. Il secondo motivo è che siccome io si svolge in questa sede, che io considero una sede istituzionale prestigiosa, in questo momento storico anche significativa. Vedete, sulle autorità si possono, direi, anche svolgere considerazioni molteplici. Si è spesso detto che questo, virgolette, mostrum giuridico non è pubblico, ma comunque non a base di legittimazione democratica, la legittimazione democratica indiretta. Effettivamente, quando diventa fonte del diritto non direttamente, ma impropriamente, può avere, direi, aumentare anche una serie di perplessità, ma in questo caso io credo che sia opportuno rendere omaggio a questa autorità, e lo faccio senza nessuna ragione particolare, che a mio avviso, veniva citato per esempio il regolamento sul copyright precedentemente, ha svolto e svolge un ruolo importante in un settore che è continuamente sballottato tra interessi e istanze privatistiche e tentativi di mantenere invece funzioni pubbliche con grande difficoltà. E poi, se mi permettete una notazione personale, sono ancora più grato perché questo convegno è in memoria di Antonio Preto, che personalmente conoscevo e cui veramente voglio porgere una memoria di profonda stima, di riconoscenza per quanto ha dato per lo sviluppo di questo settore. Entrando nel merito dei temi che sono stati trattati, io devo dire che ho una visione che in qualche maniera provi a mettere insieme le ragioni del morbillo, per così dire, e quelle dei neurologi o non so, degli studiosi di neuroscienza, non so quale sia stata esattamente la definizione. Però adesso, fuori di metafora, io direi che per l'impostazione che io perseguo da tempo rispetto al tema della disciplina giuridica o della disciplina in generale di Internet, io credo che oggi il collega Venta ci abbia detto delle verità inoppugnabili dalle quali dovremmo prendere l'avvio. Io da tempo ritengo che se non si fa un'opera grandissima di disclosure dal punto di vista tecnologico, tutte le altre riflessioni, guardate, veramente sono, non vorrei apparire irriguardoso, d'altra parte il riferimento alla dottrina giuridica mi vede innanzitutto destinatario, ma direi giurassiche, proprio giurassiche da un punto di vista non tecnologico, perché lì è chiaro che noi, essendo esperti di morbillo, comunque essendo noi stessi di morbillo, non potremmo comprendere. Ma direi giurassiche proprio dal punto di vista giuridico, dal punto di vista dell'approccio a questi temi che noi andiamo a dare. E lui ci ha detto una cosa fondamentale: la net neutrality non esiste. Sostanzialmente è una contraddizione in termini aspirare a una net neutrality. Che detta così, detta al giurista abituato alla teoria della regolazione dei media in funzione del pluralismo, e in particolar modo mi rivolgo ai colleghi costituzionalisti, che della teorica della pluralità di possibilità di accesso hanno fatto direi spesso una bandiera. Devo dirvi che se guardo molti dei giornali e delle televisioni libere locali, ho dei seri dubbi che avere più televisioni, più radio, più giornali, più testatine con una licenza di uccidere in mano, pensate che oggi basta ancora avere una nullatenente che si possa intestare appunto una testata, e da quel momento in poi gli metti una pistola con la quale può fare qualunque cosa. Aver proposto in anni non sospetti, non c'era ancora internet, l'esigenza di un'assicurazione obbligatoria, proprio come per la circolazione dei veicoli, mi ha fatto a lungo additare come un liberticida o qualcosa di simile. Ma io rimango fortemente di questo avviso, che già sui media tradizionali dovremmo fare una riflessione molto più attenta. Figuriamoci poi quando ci spostiamo in un settore dove continuiamo a ritenere che, per esempio, sia affidabile il meccanismo della selezione quasi darwiniana, diceva il collega Ventre.
Quando invece siamo in presenza di una situazione che non è assolutamente comprensibile, meno che meno direi leggibile e comprensibile con gli occhiali tradizionali delle categorie giuridiche. Non perché debbano essere tutte rottamate, tutt'altro, anzi, direi che fra l'altro la rottamazione mi pare assolutamente meno di moda rispetto a prima, ma perché per esempio, anzi io sono uno di quelli che ha sostenuto, direi una quindicina di anni fa, che per esempio il principio di buona fede nelle trattative possa positivamente essere applicato perfino al contratto telematico. In un volume di qualche anno fa, di cui ero solo curatore, ma con, devo dire, grandissimi apporti civilistici, il tema delle categorie civilistiche con il commercio elettronico faceva emergere ancora una potenziale attualità di molte delle categorie. Ma il modo è un altro. Noi continuiamo, tutti noi giuristi, scusate, mi metto innanzitutto io, a fissare il dito dimenticando la luna. E la luna ha come principale problema che noi non possiamo utilizzare il modello tradizionale, vorrei dire ideologico, per approccio a questi temi. Per un principale motivo, quasi un divertismano, un libretto di un paio di anni fa che si intitola Libertà fragile, pubblico e privato ai tempi della rete, e questo, ho provato a sostenere questo, avevo dei dubbi anche sul titolo, perché inizialmente il titolo, che però l'editore trovò troppo provocatorio, era "C'eravamo tanto amati", del divorzio tra liberalismo e capitalismo. Il vero modo è questo. Per lungo tempo le teorie liberali, anzi un modello liberistico in qualche maniera, e le teorie l'approccio capitalistico avevano provato un matrimonio perfetto di funzionalità, di complementarietà l'uno rispetto all'altro. A un certo punto, datatelo come preferite, la caduta del muro, ormai immagine abusata, la fine della guerra fredda, la globalizzazione, causa o effetto, punto interrogativo, il capitalismo sta rendendosi conto che tutta una serie di libertà tradizionali, o comunque tutta una serie di modelli di ricostruzione complessiva della società nel rapporto tra economia e politica, tra economia e dunque diritto, risultano superflui, inutili, degli orpelli, perché siamo in un territorio del non territorio, siamo in un territorio della perdita progressiva di significato della sovranità nazionale, di arretramento e di debolezza della politica. E a un certo punto c'è un senso quasi di fastidio, se non di ripulsa, ed ecco l'attacco alla regolazione, il dubbio, anzi addirittura l'insinuazione della superfluità della regolazione, perché in realtà, ecco la net neutrality, dimenticando che la net neutrality in questo settore non ha nulla di paragonabile ai media tradizionali a cui siamo stati abituati. Cioè la domanda che dovrebbero porsi, e soprattutto dovrebbero porsi secondo me i più giovani, è se possa esistere ancora un garage di Cupertino dove si va a inventare una nuova Google o una nuova possibilità di ingresso al tema. Ma sapete qual è la differenza? Anche rispetto ai monopoli o oligopoli tradizionali, quelli per capirci in cui si discuteva se il problema fosse il duopolio Rai Mediaset oppure il controllo degli editori italiani, perché nessuno ha mai avuto il coraggio di dire che il nodo di questo paese è che non c'è un solo editore puro, ma c'è sempre un editore che fa anche giornali, acque minerali, mozzarelle e così via. Ma chiudendo la parentesi, la differenza di fondo è una soltanto, quella che era nelle parole del collega Ventre quando riferiva di questa nuova moderna nuovo moderno oligopolismo degli over the top. È questo il problema fondamentale, è che tutto sommato il monopolista o l'oligopolista tradizionale doveva fare i conti con la politica, doveva trovare il presidente del consiglio di turno che gli facesse gli consentisse di avere tempo di prendersi la sentenza del pretore, i più giovani non si ricordano, che in qualche maniera consentisse la prosecuzione con ordinanza delle televisioni. Aveva bisogno comunque di fare i conti con una classe politica che nel bene o nel male desse sistema e quindi regola tutto questo, lo trasformasse in una legge che consentisse la fotografia dell'esistente. In questo volumetto provocatoriamente scrivevo: perfino il dittatore oggi non potrebbe più fare il dittatore, se ci pensate bene, perché nel ventennio fascista, oppure
in altre consolidate esperienze di dittatura, era sufficiente che il dittatore di turno si alzasse e rimuovesse fisicamente il direttore del giornale sgradito, lo sostituisse, gli facesse comprendere con garbo, in certi casi, con decisione, in altri che era meglio che io cambiasse linea o se ne andasse. La famosa primavera araba, così enfatizzata, che io pure ritengo significativa, perché è la prova provata di come questa lo strumento della rete diventi straordinariamente utile per la divulgazione delle idee, per il dibattito, per l'arena in cui tutti noi teniamo, il confronto di freedom of speech, in realtà ha da contrappeso la circostanza che la Cina deve trattare con Google il controllo dei media al tempo di internet, che Facebook decide prima di non trattare con la Cina e poi invece accetta l'introduzione di un Facebook esclusivamente orientato al modello cinese. Paradossalmente di questo passo dovremmo guardare alla Cina, che è l'unica che sta, lo dico veramente sapendo che verrò colpito dagli strali dei fautori estremi, dei sacerdoti della libertà che mi vedono, direi anche tutto sommato partecipi, tra i sacerdoti della libertà di manifestazione del pensiero, ma tutto sommato quello è l'unico momento mondiale che sta riuscendo a costringere gli over the top a rendersi conto che esiste ancora la politica, cioè una sovranità costituita rispetto alla quale puoi essere, cioè nel ventennio potevi essere fascista e antifascista e dopo ancora, oggi non sai nemmeno con chi prendertela e c'è stato l'interlocutore, perché è tutto melifo. E guardate che la situazione è ancora più grave proprio perché, e in questo mi riferisco alla molto bella riflessione di Giovanna De Minico su soft regulation, oppure su intervento più diretto del giurista, perché in realtà, se ci pensate bene, non c'è nemmeno un interlocutore comprensibile, e addirittura l'interlocutore, quando capisce che si sta arrivando al cuore della questione, depista l'attenzione dalla luna e ti induce a guardare il tipo, che in questo momento è costituito proprio dalla retorica della freedom of speech, cioè l'idea che, mettendo in parentesi che l'85% di ciò che circola in rete è collegato a finalità di business e non, ed è business tutti, lo dico soprattutto ai ragazzi, voi pensate di postare qualcosa su Facebook ritenendo che si tratti di una comunicazione, a tacere dell'alterazione, direi proprio della intossicazione del linguaggio comune, questo è un problema culturale che non saprei affrontare, posso intuirlo, la definizione di amicizia, l'amicizia, gli amici, va bene, ma a tacere di questo, se ci pensate bene, voi siete convinti di dare luogo a una comunicazione interattiva, in realtà state contribuendo a un'impresa profit, perché in realtà il video, ed ecco il problema che vorrei dire all'autrice di soft regulation e o self regulation, ma potrebbe mai essere affidabile l'operatore della rete che per ogni video scabroso aumenta i click e per ogni click aumenta pubblicità e aumenta prodotto fatturato, potrebbe mai essere affidabile per la rimozione? Allora, dove voglio, sapendo di avere un tempo limitato e sapendo di essere stato già sufficientemente provocatorio, dove penso che noi dobbiamo andare a parare? Dobbiamo andare a parare che innanzitutto dobbiamo svegliarci da questa ubriacatura di massa, che è collettiva, è generale, è planetaria ed è governata, altro che net neutrality, è governata in maniera scientifica, precisa. Quando Mark Zuckerberg sostiene che il famoso COPPA, che è la disciplina americana per l'utilizzo della rete da parte dei minori, preveda un'età addirittura troppo elevata, e cioè non, che come è noto, se non ricordo male, 12 anni, che tu conferma Giorgio Resta. E lui sostiene che debba essere abbassata, addirittura arrogandosi una funzione quasi pedagogica. Adesso Facebook è la nuova famiglia, perché è bene che i ragazzi già dagli 8 anni, 6 anni, 8 anni, debbano essere alfabetizzati informaticamente, e su questo possiamo essere anche d'accordo, ma che debbano saper usare lo strumento dei social, perché è quella la nuova frontiera del linguaggio,
poi si è fermato per un istante, ma il tema è di nuovo all'attenzione del legislatore americano, prontissimo all'intervento su questi aspetti. Quando viene fatta questa proposta, dietro c'è un modello culturale preciso. Allora io credo che noi dobbiamo partire dal risveglio da questo sonno collettivo delle coscienze, che è planetario un problema. Però per farlo dobbiamo, e lo dico soprattutto ai colleghi giuristi, lo dico anche agli autori di questo, di questi volumi, tra un giusto una parola dirò sull'altro volume che pure oggi viene, quindi, celebrato, ricordato, il volume che ha una opportuna, fondamentale raccolta di giurisprudenza, e dobbiamo cioè renderci conto che freedom of speech non può essere uno strumento, per continuare nella citazione seria, bona to spare, cioè non è che la libertà di manifestazione del pensiero diventi uno strumento per fotografare una situazione in maniera supina e senza possibilità di uscita, perché ribadisco, se non sia chiaro che è diverso il presupposto, qui non c'è il problema di Rete 4, per capirci, e nemmeno di Emilio Fede, qui c'è il problema di soggetti ormai autoreferenziali rispetto ai quali in ginocchio la National Security Agency va a chiedere dati, l'FBI va a chiedere dati, gli stati devono trattare. Non c'è stata nella storia una tale concentrazione di potere in mano a un soggetto privato. Avete avuto grandissime concentrazioni di potere pubblico o di potere privato comunque sottoposto a necessità regolatorie, tra l'altro molto più tracciabile nella sua attività di influenza e di ingerenza lobbistica di quanto non possa avvenire oggi. Le compagnie petrolifere erano a modo loro virgolette leggibili, trasparenti. Ricordate che l'introduzione della legge sul lobbying, sulle lobbies visibili in America è collegata a un'esigenza proprio connessa ai due grandi settori che trainavano l'economia mondiale, il farmaceutico, non so quanto sappiate che il farmaceutico per il discorso dei brevetti ha una grandissima incidenza mondiale, e l'energia in generale. Oggi al secondo posto ci sono le comunicazioni. Tutto il settore delle telecomunicazioni. E allora io credo che volumi come questo e occasioni come queste debbano essere piccoli, grandi tasselli perché si risveglino innanzitutto le coscienze, e mi rivolgo ai tanti giovani presenti, perché si risveglino anche le coscienze dei giuristi, perché continuare a ragionare esclusivamente in termini di regolazione sì, regolazione no, ma noi parliamo con soggetti che della regolazione e del in qualche maniera addirittura incentivano questi dibattiti. Sapete perché? Perché sanno che sono totalmente indifferenti alla regolazione se non c'è il risveglio, il preliminare risveglio delle coscienze generale, culturale e dei giuristi, in seconda battuta. E nemmeno si può risolvere tutto nella disputa che sembra configurarsi adesso tra Stati Uniti ed Europa. Ricordate tutta la vicenda del caso Google Spain e poi l'ultimo regolamento europeo sulla privacy, come se l'uno fosse il territorio del futuro delle tecnologie e l'Europa il vecchio territorio decrepito delle regole. Entrambe sono istanze significative, nessuno può pensare di... La mia non è un'istanza neoliberista, per ma è altrettanto vero che non è possibile confrontarsi con questi temi con gli occhiali vecchi, innanzitutto quelli del diritto. E prova ne è, e davvero concludo, che se scorrete il pregevolissimo volume che raccoglie, secondo me, anche dal punto di vista proprio dell'utilità, per innanzitutto didattica, il volume che raccoglie i casi appunto curato da Mattia Bianca, da Alberto Gambino, terzo curatore esatto, la Giacobbe, e in quel volume voi scorrete in parte i successi, in parte l'avanguardia, ma per grande parte gli successi del giudice, che arriva tardi, non è specializzato, pensate da ultimo al caso Cantone, continua a aver studiato i testi classici, quelli su cui abbiamo studiato noi, insufficienti per comprendere il problema.
questo a mio avviso è il nodo di fondo, in parte coraggioso, talvolta coraggioso, naturalmente assumendo anche il rischio dell'accusa di liberticismo. Io credo che se non ci risvegliamo da questo sonno generale e ridiamo equilibrio alla materia, però purtroppo l'equilibrio si raggiunge anche mettendo i pesi in pari. In questo momento il divario tecnologico tra gli over the top e il resto della rete è tale che il diritto non può consentirsi interventi che non tengano presente lo squilibrio tecnologico di potenza economica. Quando c'è questo, per come l'ho studiato io, per come l'ho imparato io, il diritto è una nazione degli assetti politici e selezione di interessi e valori, deve assumersi anche la responsabilità su tutti i livelli, per esempio quello fiscale. Qui c'è un paese d'Europa a cui l'Unione ha detto: devi riprenderti questi soldi da Google per ragioni fiscali, e che replica: per carità, non li voglio, se no mi spostano le sedi. Guardate, non si è verificato mai nulla di simile. L'abdicazione alla sovranità nazionale è molto più che quello che prefigurava qualche autore fondamentale agli inizi della riflessione su globalization. Siamo molto oltre. Allora io credo che questi due volumi abbiano il grande merito di farci riflettere su questo, e il mio augurio, soprattutto in una sede istituzionale nella quale ci troviamo, è che si continui in quest'opera di svelamento. Potremmo declinarlo su tutti i fronti. Un mese fa ho avuto l'onore di essere invitato alla Corte Costituzionale in Colombia, perché uno dei temi del nuovo accordo tra la FARC e il governo, sapete qual è quello del derecho all'oblio, il diritto all'oblio, perché gli ex terroristi della FARC nel nuovo testo pretendono la cancellazione di tutti e la deindicizzazione di tutti i dati relativi alla loro vita precedente. Mi hanno chiesto un parere, ho assunto una responsabilità di un parere. La deindicizzazione, certo, la cancellazione dipende. Se io vado a fare il campesino e mi ritiro a vita privata, ho diritto che non si sappia più dopo 30 anni, che 30 anni fa ho imbracciato un mito, ho sparato 30 persone. Se decido di candidarmi a sindaco, voglio fare il senatore della Repubblica della Colombia, è giusto che i cittadini possano riesumare questo dato. Sapete cosa mi ha detto la Presidente della Corte Costituzionale a pranzo? Ma per la deindicizzazione poi dobbiamo trattare con Google, ha detto: certo, non con me. Allora, se non ci rendiamo conto di questo, forse non riusciamo a fare un passo in avanti. Vi ringrazio.